da Disney di Pedroso le sensazioni verso il mondiale? Vabbè dai, le sensazioni verso il mondiale sono bene, già che sono stata quasi tre mesi ferma per un infortunio, quindi questa è la mia seconda gara e adesso vediamo, dai, però sto andando bene, dai. Obiettivo? L'obiettivo è entrare alla finale al mondiale. Ci possono essere due italiani in finale, anche Folo Russo? Sì, dai, sì, dai, perché no? Sì, certamente meglio per l'Italia. Come ha vissuto l'addio di Libania Grenot, che è un po' il simbolo dell'Italia multietnica, insomma? Vabbè, dai, l'ho vissuto normale, dai, perché lei è stata una grande figura per l'atletica italiana, ma ha dato sempre il meglio di lei, quindi ci manca. Invece l'Italia multietnica, nella pallavolo, nell'atletica, è bellissimo questo, no? Sì dai, ci siamo, ognuno stiamo cercando di entrare e di fare un po' più dei tempi che non segnano per andare alle Olimpiadi, del resto tanto nella pallavolo, nell'atletica e in tutto il resto. Quanto c'è di Campana in lei, di Campania? Tutto, dai, ho quasi 9 anni a Salerno. C'è di cubane, di originarie di Cuba nella nazionale italiana oltre lei? Ci sono io, Libania che è già andata e Santiusti. Sì. Solo voi due ormai? Sì. È un valore aggiunto, è un qualcosa di magico Cuba? Sì, dai, sempre Cuba ci sta nel cuore. Ogni quanto ritorna? Ogni anno, per fortuna, appena finisco. Questo è un anno particolare, con i mondiali molto avanti in un clima particolare. Sì, dai, è stata una stagione anche lunghissima, quindi cerchiamo di prepararci bene e poi vedrai. Con chi si allena? Con il mio allenatore Massimo Matrone. Dove? A Formia. La magia dell'atletica, la magia di questo stadio, della Diamond League, era la sua prima volta, no? A parte no. Il Golden Gala? No, vabbè, quest'anno la prima volta è stata la Diamond League di Doha. Uh-huh. E lì dove mi sono infortunata, ma qui è sempre un'esperienza unica. Come mai così pochi italiani ai massimi livelli nella Diamond, o comunque poche presenze, solo valor di gara stasera per la classifica? Sì, ma questo non lo so. Invece il momento della nazionale italiana com'è per lei? No dai, abbiamo una bella armonia, ci siamo venuti anche del campionato universitario, quindi stiamo cercando di andare bene il meglio possibile. Cosa ha dato il nuovo CT Antonio Latorre rispetto a Elio Locatelli? No, quello non ti so dire, ma penso che tutte e due sempre danno il massimo. Quante Olimpiadi farà ancora Pedroso? Vabbè, questa dove appunto a fare 2020 poi si vedrà. Grazie.